una sensazione, cioè lo Spirito Santo che ha fatto scendere nella coscienza di Paolo la visione del figlio e la visione quindi del disegno del padre, rivelando questo disegno per l'uomo. Sì. Lo Spirito Santo che entra in Giovanni dando a lui la possibilità di vedere, tra virgolette, i tempi ultimi e l'escatologia, quindi la fine dell'uomo, sono due apocalissi che praticamente coinvolgono e creano un notevole legame tra quelli che secondo me sono i due pilastri su cui è fondata la religione cristiana. Sì, sì, l'intuizione è buona, cioè si vede sia in Paolo, partendo proprio dalla sua testimonianza, oltre che dalla testimonianza più esterna di Luca, e nel veggente dell'Apocalisse, Giovanni, a cui ti riferisci, si vede questa percezione interiore, questa visione di Gesù Cristo da un lato, ma Gesù Cristo già risorto, e dall'altra parte nell'Apocalisse ciò che ci aspetta, quindi la nostra risurrezione con Gesù Cristo. E questo effettivamente, come hai intuito tu, sono proprio i fondamenti della nostra esistenza, cioè l'origine, noi siamo stati creati in Cristo Gesù, questo è il pensiero di Dio, che nella vita diventiamo simili a suo figlio Gesù, nel quale siamo stati creati, come dice il prologo del Vangelo di Giovanni, come dice anche il nostro credo, per mezzo di lui tutto è stato creato, quindi anche ciascuno di noi, e quindi lui stesso diventa la meta del nostro cammino sulla faccia della terra. Quindi coloro che tentano di vivere in memoria di lui, diventano memorie viventi di lui, vanno dove è lui. Quindi noi stiamo camminando verso la condizione risorta. Dove, come, quando, queste sono cose che vanno al di là della nostra capacità, delle nostre facoltà intellettuali. Certo, dov'è lui, anche noi. Se nella vita abbiamo cercato di stare attaccati a lui, dove lui, là ci porterà, ecco, come lui. Per cui quello che riusciamo a intuire, a immaginare della nostra condizione risorta deve radicarsi fortemente nella testimonianza oculare dei primi testimoni che hanno avuto la possibilità di vedere lui risorto, di percepirlo risorto, Paolo compreso. Quindi noi saremo in una dimensione di vita identica a quella di Gesù Cristo risorto, così come riusciamo a intravederlo, perché non abbiamo tantissimi testi, anzi pochi, 12 nei Vangeli e qualcosina appunto in Paolo, ecco, da come riusciamo a intravederlo nei testi rivelati. Questo è il fondamento e la meta della nostra vita, sì.